Approvazione verbali seduta precedente del 28/7/2023, numero 61 e 62, del 31/7/2023, dal numero 63 al numero 87 e del 10/8/2023, numero 88. Tenuto presente che in data 28/7/2023 ha avuto luogo lo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale per l'esame di due punti all'ordine del giorno, che in data 31/7/2023 ha avuto luogo lo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale per l'esame di 24 punti all'ordine del giorno, che in data 18/8/2023 ha avuto luogo lo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale per l'esame di un punto all'ordine del giorno. Visto l'articolo 61 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, visti i verbali di deliberazione di Consiglio Comunale del 28/7/2023, numero 61 e 62, del 31/7/2023, dal numero 63 al numero 87 e del 10/8/2023, numero 88, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, proponi di deliberare di approvare i verbali delle sedute precedenti di Consiglio Comunale del 28/7/2023 numero 61 e 62, del 31/7/2023 dal numero 63 al numero 87 e del 10/8/2023 numero 88. Allora, se siete tutti d'accordo, diamo per letti i seguenti verbali e passiamo subito alla votazione. Allora, chi esprime parere favorevole? All'unanimità. Quindi all'unanimità diamo per approvata la proposta numero 120. Sì, volete? Ok. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione del Presidente. Non ci sono comunicazioni e possiamo passare direttamente al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo statuto del Comune di Palma Campania. Premesso che in data 14 e 15 maggio 2023 si sono svolte le consultazioni per le elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio Comunale di Palma Campania per il mandato amministrativo 2023-2028. Dato atto che il Comune di Palma Campania, all'esito del censimento ufficiale della popolazione legale residente, è stato, come risultante dal DPR del 21/2023, da sottoporsi all'esame ed approvazione dell'organo consiliare, previo vaglio tecnico-giuridico degli uffici competenti, 9 settembre unitamente alla bozza dello Statuto Comunale, specificando che con riferimento a quanto ulteriormente richiesto dai consiglieri di minoranza Rainone e Carbone, si è espresso parere favorevole solo in merito alla nomina di due vicepresidenti del Consiglio Comunale, uno di maggioranza e uno di minoranza, mentre è stato espresso parere non favorevole in merito alle altre richieste avanzate. Preso atto, pertanto, che il Segretario Generale ha provveduto con successiva nota mail istituzionale in data 29/9/2023 a riscontrare la predetta comunicazione, apportando le modifiche richieste all'articolato normativo trasmesso coerentemente con gli esiti dei lavori della Commissione di cui al verbale del 19/9/2023. Visto il predetto schema di statuto rispettivamente da parte del responsabile del primo settore amministrativo istituzionale e da parte del responsabile del terzo settore economico finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL. Delibera, per quanto in premessa esposto, che si intende nel presente provvedimento integralmente richiamato e trascritto, di approvare il nuovo statuto comunale del Comune di Palma Grazie.
Di San Giorgio a Cremano. È vero, il giorno stesso del Consiglio Comunale, ma si poteva trovare un punto di incontro il giorno prima. Un altro punto importante è sul deposito degli atti, il titolo 13, cioè tutti gli atti relativi agli argomenti scritti all'ordine del giorno devono essere depositati, avevamo chiesto alla segreteria 5 giorni prima. La questione dell'interrogazione poteva essere superata sia su un'altra proposta che abbiamo fatto delle domande di attualità o sul question time che poteva essere attuato anche 24 ore prima del Consiglio Comunale. Devo precisare la questione del Presidente, la maggioranza aveva già portato la questione del Vicepresidente. Noi avevamo chiesto anche la figura del secondo vicepresidente, ma a questo punto sembra un contentino. Da parte nostra ci asteniamo sullo statuto e votiamo contro al regolamento. Grazie. Prego, giusto qualche parola piccola al consigliere Peluso. Giusto qualche piccola precisazione perché ci siamo già confrontati comunque in commissione con per quanto riguarda le altre richieste. E sul question time abbiamo raggiunto anche in realtà un accordo che, come già detto in commissione, il question time attualmente è disciplinato da Piccio e linea con l'importante che viene rispettata la legittimità degli atti. Quindi una scelta puramente tecnica legata al regolare svolgimento dei lavori consigliari, ma soprattutto della macchina amministrativa, perché gli uffici comunali, creda io, nella mia esperienza di Presidente del Consiglio Comunale, posso dire che difficilmente riescono a rispettare i tempi che comunque noi gli assegniamo. 48 ore prima penso sia un tempo ragionevole, anche perché le proposte di Consiglio Comunale vengono comunque trasmesse alle commissioni consigliari, le conoscete, così come per gli atti di bilancio, e là non possiamo mettere bocca perché è un regolamento, di contabilità che stabilisce proprio che gli atti che riguardano le proposte che riguardano il bilancio vanno messi portati a conoscenza dei consiglieri almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale. La domanda di attualità, anche su quello ci siamo confrontati e ovviamente per noi è come se fosse un'interrogazione e qui va presentata nella punta dell'interrogazione. Nessuna volontà, nessun altro motivo è dietro insomma alla nostra scelta, se non una scelta puramente tecnica. Grazie consigliere Peluso, passo la parola al consigliere Carbone. Presidente, grazie. Allora, io non voglio essere prolisso perché il consigliere Rainone già ha esposto un po' tutte le nostre idee e le nostre problematiche. Per quanto riguarda lo statuto, noi diciamo, ci asterremo perché, come abbiamo detto in commissione, ci sono delle cose che vorremmo approvare d'accordo, come il referendum. Infatti qui volevo essere giusto, quindi volevo dire che ne abbiamo già parlato in commissione e quindi noi vorremmo comunque approvare, cioè vorremmo portare delle proposte come quelle del referendum. Per quanto riguarda invece l'approvazione del regolamento, non voglio essere ripetitivo, dove siamo riusciti ad ottenere, non so se è stato un contentino, perché comunque due vicepresidenti mi sembra, diciamo, una cosa un po' inutile rispetto a quello che vi abbiamo chiesto, perché io qua la vedo un po' una perdita per l'ennesima volta per Palma Campania della democrazia, perché noi vi abbiamo chiesto di cambiare le interrogazioni quando ce n'è bisogno, almeno per non essere trascurati o lasciati in ultimo dove non veniamo ascoltati o dove comunque le interrogazioni poi diventano, come abbiamo detto, all'approvazione del regolamento. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, passo a dire, votiamo l'approvazione dello statuto. Quindi votiamo di nuovo, voti favorevoli sono 11 voti favorevoli, voti contrari nessuno, astenuti 6 voti astenuti. Allora, con 11 voti favorevoli e 6 astenuti, approvata la delibera, quindi 11 voti favorevoli. Voti contrari, 6 voti contrari, non ci sono voti astenuti, quindi con 11 voti favorevoli e 6 voti contrari, approviamo la proposta di delibera numero 121. Avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Palma Campania. Allora, un attimo soltanto, abbiamo chiuso la votazione, il consigliere Carbone vuole fare un ulteriore intervento. E volevo sottolineare che di certo non sarà il Consiglio Comunale a farci tacere, perché parleremo sia qui che fuori, perché davvero, e lo torno a ripetere, che con questa votazione, con questo regolamento comunale, avete tolto la democrazia non solo a noi, ma anche... Visto l'articolo 10 del nuovo vigente statuto della Fondazione Carnevale di Palma Campania, che regolamenta le modalità di nomina e i requisiti che devono possedere i soci partecipanti al Consiglio di Amministrazione. E ogni consigliere di maggioranza e di minoranza dovrà indicare all'atto dell'espressione del voto nome, cognome, dati anagrafici rispettivamente di 6 e 3 persone con comprovata passione ed esperienza per il Carnevale di Palma Campania. Predetti componenti, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto della Fondazione, devono essere in possesso dei requisiti per essere eletti quali consiglieri comunali. Quindi, detto questo, possiamo passare alla votazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale. Per cui chiedo agli scrutatori di portare... ascolta. Passare alla votazione volevo... Ok, allora prima di passare alla votazione... Sono d'accordo e mi associo ai ringraziamenti di tutta l'amministrazione. Allora, passiamo, scrutatori, prego. L'unica cosa che non abbiamo. Le schede ci sono, manca nulla. Ho chiamato il dottore Piccolo per vedere se c'è la porta. Iniziamo a dare le schede, dottore. Allora, chiamo gli scrutatori. Gemito. Vediamo io quante ce ne ho in borsa. Allora, scusatemi, adesso stiamo aspettando che arriva l'urna, dopodiché voteranno prima i consiglieri di maggioranza e poi i consiglieri di minoranza, quindi attendiamo un attimo. Io ne ho due di penne, se vi possono bastare. Dottore, ma io vi devo chiedere una cosa. Dare la penna pure a me, questo non va, perché si è bloccato. Hai finito tu? Però è meglio così, Ricordo che prima votavamo ognuno un singolo.
solo la maggioranza. Ok. Luigi, quando avete finito mi passate le penne, almeno una. Aspetta. Possiamo passare allo spoglio. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Allora, Laurio Agostino, nato a San Gennaro Vesuviano il 18-2 del 70. Donnarumma Agnello, nato ad Avellino il 9-8-85, Montanino Nicola, nato a Palma Campana il 10-9 del 53, Nunziata Nicola, nato a Nolo il 12-7 del 78, Nunziata Carmine, nato a Sarno il 30-11-81, Morra Ludovica, nata a Nola l'11-5 del 94. Passo alla seconda scheda. Laurio Agostino, nato a San Gennaro Vesuviano il 18-2 del 70. Donnarumma Agnello, nato ad Avellino il 9-8-85. Montanino Nicola, nato a Palma Campana il 10-9-53. Nunziata Nicola, nata a Nola il 12-7 del 78. Nunziata Carmine, nato a Sarno 30-11-81. Morra Ludovica, nata a Nola 11-5 del 94. Se siete d'accordo, leggo solo i nomi. Leggo la terza scheda. Lauri Agostino, Donnarumma Agnello, Montanino Nicola, Nunziata Nicola, Nunziata Carmine, Morra Ludovica. Quarta scheda. Nunziata Nicola, Nunziata Carmine, Morra Ludovica, Laurio Agostino, Donnarumma Agnello, Montanino Nicola. Quinta scheda. Laurio Agostino, Donnarumma Agnello, Montanino Nicola, Nunziata Nicola, Nunziata Carmine, Morra Ludovica. Sesta. Leggo la sesta scheda. Laurio Agostino, Donnarumma Agnello, Montanino Nicola, Nunziata Nicola, Nunziata Carmine, Morra Ludovica. Settima scheda. Laurio Agostino, Donnarumma Agnello, Montanino Nicola, Nunziata Nicola, Nunziata Carmine, Morra Ludovica. Ottava scheda. Laurio Agostino, Donnarumma Agnello, Montanino Nicola, Nunziata Carmine, Morra Ludovica. Nona e ultima scheda. Morra Ludovica, Laurio Agostino, Donnarumma Agnello, Montanino Nicola, Nunziata il 9-8 dell'85. Montanino Nicola, nato a Palma Campana il 10-9 del 53, Nunziata Nicola, nato a Nola il 12-7 del 78, Nunziata Carmine, nato a Sarno il 30-11 dell'81, Morra Ludovica, nata a Nola l'11-5 del 94, Gaetano Nunziata, nato ad Avellino il 18-7 dell'80, Giovanni Russo, nato a Nola il 4-7 del 75,
Guido Albano, nato a San Gennaro Vesuviano l'8-3 del 71. Passiamo alla votazione. Dobbiamo prima votare. Sì, dobbiamo. Ok, allora diamo la parola al consigliere Nunziato. Sì, giusto qualche parola di ringraziamento e di in bocca al lupo ai 9 componenti neoeletti del consiglio di amministrazione della Fondazione del Carnevale di Palma Campania, che si apprestano ad avere un incarico che è sì prestigioso, ma è anche altrettanto oneroso, perché organizzare una manifestazione che è cresciuta negli anni ed è diventata una manifestazione nazionale comporta degli enormi sacrifici e tempo che inevitabilmente viene tolto. E dicevo, comporta dei sacrifici e inevitabilmente del tempo che viene tolto sia al lavoro che alla famiglia. A loro va il mio personale ringraziamento e l'in bocca al lupo, con la consapevolezza che sicuramente sapranno fare egregiamente il loro lavoro e organizzeranno un carnevale come non visto, diciamo, negli ultimi anni. In bocca al lupo ancora a tutti e 9. Grazie consigliere Nunziata. A questo punto do la parola anche al consigliere Sorrentino. Volevamo anche noi fare un grosso in bocca al lupo ai membri della Fondazione Neoletti. Tuttavia non possiamo ignorare che tra i nomi espressi dalla maggioranza ci siano il padre di un consigliere comunale e il cugino del sindaco. Simbolo e sintomo che anche in questo caso purtroppo la meritocrazia non c'è stata. Ci sono tante persone che fanno carnevale da una vita, avremmo preferito vedere magari più giovani, più persone sconosciute in questa sala, piuttosto che vedere un padre e un cugino. Grazie mille. Grazie consigliere Sorrentino, prego al giusto, consigliere Nunziata. Una breve replica, a mio avviso non si tratta di meritocrazia, perché penso che le persone elette abbiano tutti i requisiti e conosciamo bene, diciamo, la passione di entrambi, o quantomeno di entrambi i nomi che sono stati fatti, conosciamo bene la passione e l'impegno che hanno per il carnevale, per cui la scelta è ricaduta su persone che penso possano dare una grossa mano alla fondazione e possano riuscire ad organizzare come e forse meglio anche di altre persone il carnevale della prossima edizione. Allora, grazie consigliere Nunziata. Diamo la parola prima al consigliere Sorrentino e poi al consigliere Carbone. Grazie. Presidente, aggiungo altro, anche tremando, signor Sindaco mi deve scusare. Noi non abbiamo messo in dubbio le qualità delle persone di Aniello Donnarumma e del signor Nicola Montanino, in quanto Nello Donnarumma è un quadrigliante da una vita e il signor Nello Montanino... La meritocrazia, ho detto, avremmo preferito vedere persone estranee a questo consenso. Allora, vi chiedo la cortesia, Sindaco. Presidente. No, ma non c'aveva il microfono. Allora, per cortesia, vi chiedo per cortesia... Sta parlando il consigliere Sorrentino e che finisca. Carbone, la parli dopo. Presidente, vorrei che questo richiamo venisse fatto anche al consigliere Ferrante e al sindaco Donnarumma, perché sono stati loro che per primo mi hanno interrotto. Non lo toccare. Avremmo preferito vedere dei nomi estranei a questo consiglio, perché casomai noi avessimo... eletto, se noi avessimo eletto quali membri della fondazione Arianna Sorrentino o il fratello di Mimmo o una sorella di Luciano Carbone, sarebbe venuto il finimondo, nonostante insomma le indubbie qualità. Era questo. Grazie. Perfetto. Consigliere, diamo la parola al consigliere Carbone. Grazie presidente, un solo appunto. Secondo me Nicola Montanino e Nello Donnarumma non hanno bisogno di nostre difese, perché il loro operato sia nel carnevale che in generale nell'attività amministrativa parla da sé.
un unico appunto, visto che avete detto che preferivate dei giovani nella fondazione, l'unico under 30 è stato espresso dalla maggioranza e quindi volevo solo fare questo piccolo appunto. Va bene, grazie. Passo la parola prima al consigliere Montanino e poi la parola al sindaco. Grazie Presidente, diciamo che intervento più scontato di questo non poteva esserci. Per quanto riguarda la meritocrazia, consigliere, poiché dobbiamo cercare di calmare un attimo gli animi, perché voglio dire... Penso che per quanto riguarda i due membri da noi nominati, Nello Donnarumma è un ragazzo, come dicevate, vive il carnevale. Per quanto riguarda mio padre, ho sentito dire che non ha mai fatto il carnevale, tempi addietro è stato fatto, e volevo ricordare a qualcuno che forse non lo sa che la fondazione del carnevale palmese è nata anche grazie a mio padre, dopo che è stato a Venezia circa 30 anni fa e ha preso spunto appunto dal carnevale di Venezia, portando una novità al carnevale di Palma Campania. Quindi volevo poi inoltre dire che c'è anche il fratello di un altro consigliere che è della maggioranza, però è stato nominato dall'opposizione, quindi diciamo sono discorsi un po' incoerenti, ma penso che la cosa più importante sia pensare al bene del carnevale palmese. Ci auguriamo che tutti, sia i membri nominati dalla maggioranza che dall'opposizione, possano fare un buon lavoro, perché dobbiamo pensare soprattutto alla crescita del nostro paese. Grazie Presidente. Grazie consigliere Montanino. Prego la parola al sindaco. Grazie Presidente. Si sente? No, però l'aveva chiesto prima il sindaco. Dopo, se faccio intervenire, l'aveva chiesto prima. Si sente? Sì. Ok. No, beh, ma solo per restituire un po' di normalità, perché credo che sulla scorta ancora di una campagna elettorale, sulla scorta di quelli che purtroppo sono i suoi maestri, abbia fatto, diciamo, un buco nell'acqua. Però posso parlare? Allora, consigliere, per piacere. Abbiamo fatto, consiglieri, per piacere. Abbiamo non tocca né a me né a nessun altro all'interno di questo consiglio dover difendere coloro che sono stati nominati, e mi perdonerete, ma credo che allora vorrà dire che in una comunità di circa 20.000 abitanti, anzi poco meno di 20.000 abitanti, voglio dire che essere parente di debba essere una diminuzio per il ragionamento che fa il consigliere Sorrentino, perché significa che non si può vivere la città, non si può aspirare ad avere un ruolo all'interno di essa, non si può dare un contributo al carnevale. Io credo che, e mi rifaccio all'intervento del consigliere del capogruppo Nunziata, io credo che noi oggi abbiamo fatto il nostro compito, abbiamo eletto una fondazione di altissimo profilo, di persone che vengono da dentro le quadriglie, abbiamo eletto un ex sindaco che per tutta la sua vita si è dedicato al turismo. Mi sembra veramente banale e stupido voler incentrare la partecipazione o meno a una quadriglia. Io credo che tutte le persone sono state nominate, tant'è vero che noi non abbiamo fatto nessuna levata di scudi nel momento in cui avete nominato e votato un membro che è parente di un consigliere che siede qua tra i banchi. L'avete... E qui che vuol dire? Vale assolutamente lo stesso principio, altrimenti sarebbe a dire che avremmo dovuto chiedere a voi di nominare i nostri. Mi perdonerete. Un po' di serietà ogni tanto. È chiaro che poi la fondazione vada giudicata al varco, vada giudicata per quello che fa, vada giudicata per il carnevale che verrà, e non sulla semplicemente... Non voglio usare terminologie, altrimenti poi mi tacciano, quindi è meglio che evito, ma credo che sia veramente puerile oggi venire a parlare rispetto a delle persone, offendere delle persone, la loro professionalità, la loro capacità, chiamandoli semplicemente cugino D o padre D. Sono persone che hanno una loro storia, hanno una loro dignità, hanno delle loro capacità riconosciute dallo stesso consigliere Sorrentino quando poi ha aggiustato il tiro. Io credo che
Da questi banchi noi dobbiamo lanciare un messaggio invece di coesione, di unione rispetto al carnevale. Se poi volete fare polemica anche sul carnevale, ben venga. Avete fatto polemica su uno statuto. Io voglio ricordare che da 5 mesi non avete fatto una interpellanza, non avete fatto un intervento in Consiglio Comunale, non avete chiesto una volta che uno degli argomenti di cui dibattete su Facebook potesse trovare qui nella sede naturale la discussione. Mai, non l'avete mai fatto, però poi vi lamentate, vi riempite la bocca con le parole democrazia. Io credo che proprio in virtù di quella democrazia, oggi il Consiglio Comunale, io per una questione di opportunità, e solo per una questione di opportunità, mi sono allontanato dal Consiglio Comunale, nel mentre si votava, ma il Consiglio Comunale ha fatto semplicemente quello che la democrazia gli consente di fare, nulla di più e nulla di meno. Grazie. Grazie Sindaco. Prego, consigliere Antonelli aveva chiesto la parola. Allora, proprio in merito a quello che i consiglieri Carbone e Montanino hanno poco fa detto, quando abbiamo cambiato i membri e quindi abbiamo adottato i 9 membri della fondazione, ricordo che fu detto dal sindaco stesso di non avere di tenere alto il livello del carnevale e di non puntare a personaggi politici, ed è questo il nostro intervento. E effettivamente è stato così, perché se noi abbiamo ritenuto che il dottor Guido Albano possa avere questo incarico è perché sicuramente saprà guidare e saprà dare lustro a questa kermesse, guardando anche alla tradizione, perché è stato comunque da sempre un quadrigliante. E questo sottolineo proprio perché non c'è stata fatta una scelta politica, ma è stata fatta una scelta richiesta da voi che sia atta a dare lustro ad una manifestazione che sta crescendo negli anni. Questo è quanto. Grazie. Consigliere Antonelli, un attimo soltanto, aveva chiesto la parola prima il consigliere Sorrentino, però vi chiedo cortesemente il mio è l'ultimo appunto, l'ultimo intervento, giusto per ribadire il fatto che il sottoscritto e insieme ai colleghi di minoranza non abbiamo offeso né il signor Nicola Montanino né il signor Nello Donnarumma, anzi abbiamo semplicemente appuntato una scelta che per noi poteva essere super evitabile da parte della maggioranza. Se questo vorrà dire diventare un caso mediatico nelle mani e nell'astuzia del sindaco, lo diventi. Io comunque ho fatto quest'ultimo appunto giusto per precisare. E questo è quanto, grazie. Va bene, grazie. Prego, consigliere Albano. Innanzitutto, grazie Presidente. Innanzitutto grazie alla minoranza, la ringrazio vivamente per avermi in primis tutelato dall'attacco, perché mi sento in questo senso coccolato da voi. E poi volevo fare... Certamente la scelta di eleggere Guido Albano, per quanto mi concerne mio fratello, che ha anche per esperienza diretta delle grandi capacità, e quindi diciamo che effettivamente voi avete fatto una scelta molto legata alle capacità professionali e alle capacità di gestione, perché lui effettivamente è uno che ha dato un contributo al Carnevale di Palma Campania negli ultimi 20 anni, da quando ha avuto questa evoluzione ed è diventata una kermesse. Io credo che a breve possa diventare anche una kermesse di fama internazionale. Quindi effettivamente io vi ringrazio per aver fatto questo tipo di scelta. Allo stesso tempo io dico pure che per voi giovani consiglieri comunali conviene per certi versi ascoltare e dare senso all'equilibrio in questa sede e non alla demagogia, perché se voi avreste puntato il ragionamento sulle capacità delle scelte fatte, vedi Gaetano Francese, vedi Giovanni Russo, vedi Guido Albano, io avrei fortificato questo vostro intervento, io avrei detto: meno male, ci sono questi giovani consiglieri comunali che saranno il nostro futuro, i nostri eredi, perché noi siamo oramai un po' il passato, ma che danno al paese un lustro. Noi non dobbiamo venire in consiglio comunale, permettetemi ragazzi,
a litigare su alcune anomalie concettuali che poi sono sbagliate, perché in realtà scegliere Guido Albano è stata una scelta non di favorire Luigi Albano, ma di favorire il carnevale. Ma se mi permettete, questo è un tipo di ragionamento che deve valere anche per Aniello Donnarumma ed anche per Nicola Montanino, perché io ricordo che Nicola Montanino, perché voi sapete bene che io sono al sesto mandato, oramai mi hanno fatto già la domanda di pensione, va bene? Dico, Nicola Montanino fu uno dei primi sindaci a portare il carnevale in uno gemellaggio storico con Venezia, quando Palma Campane si confrontava ancora con Striano, Cimitile e San Paolo. Quindi allora io dico, venite in consiglio comunale, se voi volete essere i futuri sindaci, i futuri assessori, i futuri onorevoli, non venite a portare un ragionamento di lotta nei confronti poi tra le altre cose di altri ragazzi come voi, che allora io dico, secondo me, venite in consiglio comunale, portate le proposte, portatele con garbo e talvolta troverete anche il nostro appoggio. Perciò in questo senso, viva la politica buona, ma soprattutto viva il carnevale. Grazie, e viva Palma Campana. Grazie consigliere Albano. Se non ci sono altri interventi, io passo la parola al consigliere Mancone. Grazie Presidente. Innanzitutto auguro buon lavoro alla Fondazione Carnevale. Sicuramente non spetta a me difendere tutte queste persone illustre, persone che quadrigianti, ma io facevo scorta sul passaggio che ha fatto il sindaco, che forse vive ancora la campagna elettorale per i suoi compromessi che ha fatto. Strumentalizzare ancora una volta le parole della minoranza, cioè quella che abbiamo offeso, Luigi Sorrentino abbia offeso persone solo per dire avremmo preferito che non era il papà, non era il cugino, nient'altro. Non si è mai permesso la minoranza di discriminare le persone, mai, o le loro capacità, perché come loro ce ne sono anche tanti altri che sono bravi, e questo è quanto, per quanto mi riguarda. Quindi l'intervento di Luigi Sorrentino e della minoranza non è stato niente, come è stato spiegato dal sindaco, un intervento di discriminazione, anzi, bensì gli auguriamo tutto il buon lavoro e con tutte le loro capacità che hanno. Grazie. Grazie consigliere Mancone. Do la parola al consigliere Carbone. Un ultimo appunto, perché voglio essere veloce, voglio rispondere il sindaco, che non ha visto le interpellanze, però vedo che ha visto i post su Facebook, e visto che vive d'immagine, ho visto che il giorno dopo la fontana, lì grazie alle nostre segnalazioni, le fioriere e la rotonda che si trova sulla circonvallazione sono state ripristinate. Quindi io ringrazio i post di Facebook e poi andremo anche con le interpellanze. Grazie. Grazie consigliere Carbone, do la parola al consigliere capogruppo Annunziata. Sono intervento a chiusura ricordando che stiamo votando la fondazione e non altri argomenti, quindi per rispondere un pochino a Marilina che a Salvatore, penso che noi nel momento in cui abbiamo scelto determinate persone lo abbiamo fatto con la consapevolezza che queste persone potevano dare tanto rispetto al carnevale che andava. Quindi è lo stesso principio che avete usato voi, l'abbiamo usato noi, senza pensare scevri da ogni giudizio sulle parentele oppure su gradi di amicizia. E l'unico appunto penso che una replica a Luigi Sorrentino era dovuta, perché evidentemente ha usato un termine infelice quando ha parlato di meritocrazia, e quando si parla di meritocrazia penso che il significato era ben altro. Mi rendo conto, probabilmente non volevi avere quel tipo di non volevi dare quel significato alla parola, ma nel momento in cui viene detto un termine evidentemente merita una replica da parte di chissà da quest'altra parte
e dalla parte opposta. Quindi, quindi il principio è quello, lo abbiamo avuto entrambi, l'abbiamo avuto tutti, abbiamo tutti a cuore, penso, le sorti del Carnevale di Palma Campania, e, lo abbiamo, e le scelte le abbiamo fatte al di là delle, delle amicizie oppure delle, delle, diciamo, delle conoscenze. L'abbiamo fatte, le uniche scelte sono state fatte con un solo obiettivo, che è quello di far migliorare sempre di più il nostro Carnevale. Grazie Presidente, mi sarei aspettato eventualmente una partenza da parte della Fondazione diversa, solo questo, consentitemelo. Grazie consigliere. Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo direttamente alla votazione della proposta numero 116, appunto Fondazione Carnevale di Palma Campania, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Quindi? Sì. Quindi approvata all'unanimità. Io a questo... Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Prego, voti favorevoli? Quindi all'unanimità. Grazie, è stata approvata la delibera 116 e auguriamo buon lavoro a questo punto a tutta la Fondazione Carnevale. Passiamo subito al sesto punto all'ordine del giorno. Consigliere Santella si allontana. Allora, proposta delibera numero 110, aggregazione e centralizzazione delle committenze, articolo 62 del decreto legislativo numero 36 del 2023, centrale unica di committenza dell'area nolana, approvazione schema di accordo per l'adesione alla CUC. Leggo sempre sommariamente, se tutti siete d'accordo. Premesso che il decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36 codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno del 2022 numero 78 recante deleghe al governo in materia di contratti pubblici ha sostituito il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50. L'ordinamento giuridico vigente in tema di organizzazione delle attività amministrative e di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni prevede i seguenti obiettivi. Opportunità e prescrizioni sancite dai seguenti articoli. L'articolo 97 della Costituzione, l'articolo 1 della legge 241 del 91, l'articolo 62 decreto legislativo numero 36 del 2023, l'articolo 52,1 lettera A sub 1, 2 legge numero 108 del 2021 e l'articolo 62 del decreto legislativo numero 36 del 2023, il comma 9. Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 62 del 26,9 del 22 ha stabilito di aderire alla stazione unica appaltante della provincia di Avellino ai sensi e di approvare e fare proprio lo schema di convenzione attuativa, il regolamento di funzionamento per la stazione unica appaltante in parola nel testo approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale numero 56 del 2020. Ritenuto necessario individuare una ulteriore centrale unica di committenza alla quale affidare l'espletamento delle gare nel rispetto dell'articolo 62 del citato decreto legislativo 36 del 2023. Preso atto che l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, società a totale partecipazione pubblica di 18 amministrazioni comunali dell'Area Nolana, già in opera in qualità di centrale unica di committenza, regolarmente iscritta presso l'Agenzia Unica delle Stazioni Appaltante in favore dei soggetti di seguito indicati, Lato, Napoli 3 Sud, Camposano, Carbonara di Nola, Castello di Cisterna, Comiziano, Frignano, Marigliano, Nella, Marigliano, Nola, San Felice a Cancello, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Somma Vesuviano, Scisciano e Tufino. L'agenzia è iscritta all'Agenzia Unica delle Stazioni Appaltante istituita presso l'ANAC col numero 220.794.
Al riguardo è previsto che la CUC svolga tutte le attività di cui all'articolo 62 del codice e qualsiasi altra attività che l'ente aderente affida alla CUC con la sottoscrizione dell'accordo. Con lettera acquisita al protocollo del Comune, la citata agenzia ha rappresentato tale possibilità di adesione alla CUC, trasmettendo contestualmente la documentazione all'uopo necessaria. Allora, esaminato quindi lo schema di accordo e il relativo regolamento di funzionamento della CUC, con particolare riferimento ai seguenti articoli: l'articolo 3, modalità di adesione alla CUC, articolo 4, attività svolte dalla CUC, e articolo 12, rapporti e risorse finanziarie. Ravvisata l'opportunità di aderire alla CUC dell'area Nolana, istituita dall'Agenzia dell'area Nolana, come su indicata, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire e soprattutto tra risorse impiegate ed i risultati raggiunti, nonché al fine di ottemperare agli obblighi di aggregazione e centralizzazione della committenza disposti dal succitato articolo 62 del decreto legislativo 36 del 2023, con particolare riferimento alle procedure afferenti alle opere del PNRR e del PNC. Richiamati la legge numero 241 del 90, il decreto legislativo 267 del 2000, la legge 56 del 2014, il decreto legislativo 36 del 2023, lo statuto comunale, dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione di che tratta si sono stati espressi pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati ai sensi del decreto legislativo numero 267 del 2000, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile. Delibera di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente determinato e si intende qui interamente riportata, costituendo essa motivazione ex articolo 3 della legge numero 241-90 del presente provvedimento, di avvalersi della CUC dell'area Nolana istituita dall'Agenzia dell'area Nolana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36, di approvare e fare proprio lo schema di accordo e il regolamento di funzionamento per la CUC in parola allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale allegato 1, di autorizzare il sindaco pro tempore dell'ente comunale alla relativa sottoscrizione con le altre parti contraenti, nonché a porre in essere ogni altro atto ed ogni altra attività conseguenti e susseguenti alla stessa presente deliberazione, di precisare che la presente deliberazione costituisce atto fondamentale del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42,2 lettera C e D del decreto legislativo 267 del 2000, di incaricare il responsabile del secondo settore pro tempore patrimonio e lavori pubblici ad assumere gli atti gestionali discendenti dalla convenzione del servizio associato, di trasmettere all'Agenzia Area Nolana copia della presente deliberazione unitamente ai suoi allegati per i fini di cui sopra, di dichiarare attesa l'urgenza, possiamo passare alla votazione. Prima passo la parola a chi deve relazionare su questa. Ok. Passo la parola al sindaco. Grazie Presidente. No, in pratica molto semplicemente, come ben sapete, col PNRR i comuni devono obbligatoriamente avere delle stazioni appaltanti. Noi ci siamo prima riferiti alla stazione appaltante della provincia di Avellino, con la quale abbiamo espletato tutte le gare del PNRR fino ad ora. L'ultima è quella dello stadio comunale, sulla quale entro il 30 settembre dovevamo fare la giudica. Siamo riusciti, diciamo, con grande affanno a ratificare tutte le procedure, motivo per il quale, avendo constatato la grande lentezza e il fatto che molto spesso abbiamo dei tempi, diciamo, contingentati, abbiamo deciso di affidarci anche all'Agenzia dell'Area Nolana, con la quale siamo già soci, e che almeno dai feedback che ci arrivano è diventata una delle sue più importanti di tutta l'area, per cui ci auguriamo, insomma, che ci dia una mano, anche se
dobbiamo essere sinceri, il grosso è stato fatto, abbiamo ancora una buona parte, ma diciamo una buona parte l'abbiamo esaurita con la provincia di Avellino. Purtroppo siamo arrivati sempre con le scadenze, a qualche giorno dalla scadenza, il che ci ha preoccupati, e solo per questo abbiamo deciso di crearci un'alternativa rispetto a quelle che possono essere i bandi di gara rispetto al PNRR. Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, passiamo direttamente alla votazione. Allora, voti favorevoli sono 10. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 6. 5. Quindi il consigliere Mancone si è allontanato, per cui sono 5 gli astenuti. Sì. Va bene, allora con 10 voti favorevoli e 5 astenuti diamo per approvata la proposta numero 110, ma andiamo anche a votare l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli, sempre 10, contrari nessuno, astenuti 5. Passo alla proposta numero 111, approvazione regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici. Faccio sempre una lettura sommaria. Il Comune di Palma Campania è dotato di piano regolatore generale approvato con delibera. Si allontana il consigliere Carbone. Il Comune di Palma Campania è dotato di piano regolatore generale approvato con delibera del Presidente dell'Amministrazione Provinciale numero 70 in data 2 maggio del 90, con relative norme tecniche di attuazione e regolamento edilizio comunale tuttora vigente. In linea generale, i piani urbanistici, conformemente alle disposizioni del DM 1444 del 68 e della legge regionale numero 14 del 82, individuano ambiti distinti sotto il profilo ambientale, urbanistico e funzionale, definiti quali zone omogenee per le quali sono stabilite norme e prescrizioni specifiche per la trasformazione, nonché le relative modalità di attuazione. Tutti gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico, anche attraverso cambio di destinazione d'uso, sono subordinati alla verifica della dotazione degli standard, come previsti dal DM 1444 del 68, e al rispetto di tutte le misure relative alle norme nazionali e regionali, nonché alla disciplina del PRG per quanto riguarda la dotazione minima di attrezzature. La legge regionale numero 1482 dell'82 a tale proposito prevede l'istituto della monetizzazione del valore delle aree destinate alle urbanizzazioni nel caso in cui l'acquisizione delle stesse non sia ritenuta opportuna in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento. Questo istituto è coerente anche con lo spirito del DM 1444 del 68, che nel fissare i rapporti massimi tra gli spazi destinati a nuovi insediamenti e agli spazi pubblici da destinare a standard, non ha certo inteso perseguire la mera acquisizione delle aree, ma piuttosto garantire l'effettiva realizzazione delle dotazioni pubbliche al fine di un corretto sviluppo del territorio. Allora, in particolare il titolo 3, capo 3.1 dell'allegato della legge regionale numero 1482, nel disciplinare il contenuto delle convenzioni di utilizzazione, prevede quanto segue. La convenzione deve prevedere la cessione gratuita entro termini stabiliti delle aree per le opere di urbanizzazione primaria indicate nell'articolo 4 della legge 29 del 64, numero 847, nonché la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria nella misura richiesta dalla legislazione vigente, salvo che gli strumenti urbanistici vigenti nei comuni non prevedano misure più elevate. Qualora l'acquisizione di tale area non venga ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione,
conformazione e localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento. La convenzione può prevedere in alternativa totale o parziale della cessazione, che all'atto della stipula di lottizzanti corrispondono al comune una somma comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree. Rilevato che l'articolo 17,1 legge Q della legge 164/2014 ha introdotto l'articolo 28 bis rubricato permesso di costruire convenzionato in aggiunta alle previsioni normative contenute nel DPR 380 del 2001, che così recita: qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, allo scopo di predisporre una disciplina esaustiva dell'istituto della monetizzazione, è possibile procedere all'approvazione di regolamento con cui sono esplicate le finalità della monetizzazione, articolo 1, sono precisati i criteri per l'applicazione della monetizzazione, articolo 2, nonché il metodo di calcolo delle aree destinate a standard urbanistico, articolo 3, è delimitato l'ambito di applicazione dell'istituto, di ciò articolo 4. Sono regolate la distinzione degli standard, articolo 5, nonché le fattispecie di inammissibilità, articolo 6. Sono disciplinate le proposte di monetizzazione, articolo 7, la determinazione del costo delle aree a standard, articolo 8, la corresponsione del corrispettivo, articolo 9, la rateizzazione degli importi, articolo 10, e la destinazione vincolata degli stessi, articolo 11, nonché delle aree monetizzate, articolo 12. È regolamentata la realizzazione diretta degli standard urbanistici, articolo 13, visto il TUEL, visto lo statuto comunale, visto il DPR 380 del 2000. Propone di deliberare, per le motivazioni precedentemente espresse, che qui si intendo integralmente riportate, di approvare il regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici, allegato al presente, quale parte integrante e sostanziale, di demandare ai responsabili dei componenti settori l'adozione delle determinazioni di attuazione ed esecuzione del regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici. Se c'è da relazionare, passo la parola al consigliere capogruppo Albano. Sì, in realtà, grazie Presidente. Siamo arrivati al regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici in seguito, come atto conseguenziale di quella delibera del 2021, dove si dava con quella la possibilità nelle aree D, ovvero in particolare detta aree omogenee, di presentare, come lei ben ha prima spiegato, permessi di costruire convenzionati o detti PDCC. In realtà, proprio ai sensi dell'articolo 23 del quoter e del rubricato 28 bis. Questo regolamento e la delibera danno la possibilità, quindi il vantaggio, perché queste nuove norme sono dettate naturalmente dal codice dell'urbanistica e prevedono la possibilità di edificare in aree già parzialmente edificate ed urbanizzate attraverso proprio l'istituto del PDCC, quindi attraverso la cessione delle aree standard, nel momento in cui l'ente ritiene che quelle aree a standard non sono più idonee per l'uso collettivo, possono poi attraverso questa regolamentazione essere, diciamo, per certi versi cedute e quindi monetizzate, al fine poi di portare l'ente a poter trasferire attraverso la monetizzazione interventi in aree più idonee alla collettività. Questo è il senso della monetizzazione. Grazie Presidente. Grazie consigliere Albano. Se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Allora, quindi, voti favorevoli 10, voti contrari nessuno, voti astenuti 5, con 10 voti favorevoli e 5 voti con 5 astenuti approviamo
La proposta numero 111, approvazione del regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici. Passo all'ottavo punto all'ordine del giorno. La proposta di delibera numero 125 del 3/10/2023. Proposta al Consiglio Comunale ex articolo 42 TUEL inerente alla compravendita di beni immobili costituenti parte del Palazzo Aragonese Palazzo Compagna, sito in Palma Campania, via Guglielmo Marconi, approvazione schema di preliminare di compravendita. Allora, anche qui leggo sommariamente. Proposta di deliberazione, premesso che giusta proposta assunta al protocollo numero 12.869 del 28/5/2021, inviata al Comune di Palma Campania ed a firma delle signore Mascia Filomena Giovanna e Mascia Teresa Maria, seguita da successiva proposta di vendita assunta al protocollo numero 7780 del 25 marzo 2022, l'ente comunale è stato invitato a manifestare eventuale interesse all'acquisto dei seguenti beni immobili costituenti parte del Palazzo Aragonese Compagna, sito in Palma Campania, alla via Guglielmo Marconi. L'immobile riportato nel catasto foglio 23, particella 43, sub 45, categoria 2, classe 01, costituente consistenza 8 vani, piano primo. Poi immobile riportato nel catasto al foglio 23, particella 43, sub 46, categoria A2, classe 01, consistenza 5 vani, piano primo. In ragione di proposta di vendita del 25 marzo 2022 formulata dalla signora Paola Siano e dai signori Mario Ferrara e Giuditta Calvanese, quest'ultimi in qualità di genitori esercenti la responsabilità della minore Ferrara Sara e di delegati della signora Ferrara Martina, seguita da proposta assunta al protocollo numero 6291 del 7 marzo 2023, l'ente comunale è stato invitato a manifestare eventuale interesse all'acquisto dei seguenti beni immobili costituenti parte del Palazzo Aragonese Compagna. L'immobile riportato nel foglio catastale numero 23, particella 43, sub 56, categoria 4, classe 3, consistenza 7,5 vani, piano primo e secondo. Immobile riportato nel foglio catastale al numero 23, particelle 43, sub 29, categoria 5, classe 03, consistenza 3 vani, piano primo. Immobile riportato nel catasto al foglio 23, particella 43, sub 30, categoria 5, classe 03, consistenza 2 vani, piano primo. Immobile riportato nel catasto al foglio 23, particella 43, sub 57, categoria C2, classe 02, consistenza 60 metri quadrati, piano secondo. Immobile riportato nel catasto al foglio 23, particella 43, sub 58, categoria C2, classe 02, consistenza 136 metri quadri, piano secondo. In esecuzione della determinazione numero 474 dell'11/10/2019, l'architetto Antonio Abalsamo ha reso la perizia di stima del Palazzo Aragonese Compagna come da relazione assunta al protocollo numero 14.228 del 31/5/2022. Con successiva valutazione di stima inerente al compendio immobiliare assunto al protocollo numero 1840 del 19 gennaio 2023, l'ente comunale ha altresì acquisito la relazione di stima immobiliare resa dalla Patrigest Servizi Immobiliari S.p.A. Gruppo Gabetti.
come da comunicazione del 22 febbraio 2023, seguita da missiva PEC 29 agosto 2023, i signori Anna Laura Cavalsassi, Carla Cavalsassi e Fernando Cavalsassi hanno manifestato all'ente comunale la volontà di alienazione del seguente bene immobile costituendo parte del Palazzo Aragonese Compagna. L'immobile riportato nel nuovo catasto edilizio urbana al foglio 23, particella 43, sub 32, categoria 5, classe 3, consistenza 2 vani, superficie 107 metri quadrati. Rivelato che l'accettazione delle proposte di compravendita formulate dalla signora Mascia Filomena Giovanna, Mascia Teresa Maria, assunta al protocollo 12.869 del 28.5.2021 e al protocollo numero 7.780 del 25 marzo 2022 dei signori Siano Paola, Ferrara Mario in proprio di esercente la responsabilità genitoriale della minore Ferrara Sara, Calvanese Giuditta in proprio di esercente la responsabilità genitoriale, perdonatemi, ho ripetuto due volte, della minore Ferrara Sara, Ferrara Martina, dei signori Anna Laura Cavalsassi, Carla Cavalsassi e Fernando Cavalsassi, come da perizia di stima assunta al protocollo numero 14.228 del 31 maggio 2022, nonché dalla valutazione stimativa assunta al protocollo numero 1840 del 19 gennaio 2023. Può essere approvata prevedendo che sia trasferita la titolarità del diritto di proprietà dei seguenti immobili prima suddetti. Alla stregua delle risultanze della perizia tecnico-estimativa a firma dell'architetto Antonio Balsamo, assunta al protocollo numero 14.228 del 31-5-2022, nonché della valutazione di stima assunta al protocollo 1840 del 19 gennaio 2023 resa dalla Patriges Servizi Immobiliari, sempre gruppo Gabetti, il corrispettivo della futura vendita è così determinato. Proprietà Mascia Filomeno e Giovanna, eredi Mascia Antonio e Fu Ferdinando, immobile riportato nell'immobile nel foglio catastale 23, particella 43, sub 45, categoria 2, classe 0, consistenza 8 vani, piano primo. Per piacere, superficie convenzionale metri quadrati 430 per un totale di 387.801 euro. Proprietà Mascia Teresa Maria, eredi Mascia Antonio Fu Ferdinando, immobile riportato nei catasto al foglio 23, sub 46, categoria 2, classe 01, consistenza 5 vani, primo piano, superficie 331,03, per un complessivo euro 372.408,75. Proprietà eredi Siano Vincenzo Gennaro, immobile riportato nel foglio catastale 23, particella 43, sub 56, categoria 4, classe 3, consistenza 7,5 vani, piano primo e secondo, superficie 153,05 per un totale in euro di 172.181,25. Proprietà eredi Siano Carmela, immobile riportato nel foglio 23, particella 43, sub 29, categoria 5, classe 03, consistenza 3 vani, piano primo. Immobile riportato nel catasto al foglio 23, particella 43, sub 30, categoria 5, classe 03, consistenza 2 vani, primo piano. Immobile riportato nel catasto al foglio 23, particella 43, sub 57, categoria C2, classe 02, consistenza 60 metri quadrati, piano secondo. Immobile riportato nel foglio catastale 23, particella 43, sub 58, categoria C2, classe 02, consistenza 136 metri quadrati, piano secondo. Superficie convenzionale metri quadri 325,04 per un complessivi euro 292,536 mila. Proprietà Anna Laura Cavalsassi, Carla Cavalsassi e Fernando Cavalsassi, immobile riportato nel foglio
cadastrale 23, particella 43, sub 32, categoria 5, classe 3, consistenza 2 vani, superficie 107 metri quadrati, per un totale complessivo di 96.300 euro. Rivelato altresì che la compravendita del compendio immobiliare di ciò dovrà essere necessariamente sottoposta all'avveramento della seguente condizione: rilascio di idoneo prestito ordinario e o flessibile, ovvero in alternativa di contratto di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a favore del Comune di Palma Campania per l'acquisto dei predetti beni immobili. Tenuto conto che risulta opportuna la stipulazione di apposito contratto preliminare di compravendita, il cui schema è parte integrante della presente deliberazione, allo scopo di disciplinare compiutamente i rapporti obbligatori intercorrenti con le parti sino alla data di stipulazione dell'atto definitivo di compravendita. Ritenuto di sottoporre la presente proposta alla competenza del Consiglio Comunale, articolo 42,2 lettera L del TUEL, acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui l'articolo 49,1 del TUEL, visto il decreto legislativo 18 agosto del 2000, la legge 7 agosto del 90, numero 241, si propone di deliberare. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Di prendere atto della proposta assunta al protocollo numero 12.869 del 28/5/2021 inviata al Comune di Palma Campania e vado direttamente al protocollo, dottoressa, ok? Leggiamo così, quindi al protocollo 12.869 del 28/5/2021. Poi di prendere atto della proposta anche eseguita da successiva proposta di vendita assunta al protocollo numero 7780 del 25 marzo del 2022, di prendere atto della proposta di vendita del 25 marzo 2022 formulata come riportata da relazione di stima assunta al protocollo 14228 del 31 maggio del 2022, assunta al protocollo numero 1840 del 19 gennaio del 2023, l'ente comunale quindi è stato invitato a manifestare interesse all'acquisto dei seguenti beni suddetti. Di prendere atto della comunicazione del 22 febbraio 2023, seguita da missiva PEC del 29 agosto del 2023, questo lo leggo, seguita da missiva PEC del 29/8/2023, con cui i signori Anna Calauro Cavalsassi, Carla Cavalsassi e Fernando Cavalsassi hanno manifestato all'ente comunale la volontà di alienazione del seguente bene immobile, costituendo parte integrante del Palazzo Aragonese Compagna, di proporre ai sensi dell'articolo 42,2 lettera L del decreto legislativo 267/2000 al Consiglio Comunale l'accettazione delle proposte dei beni immobili indicati ai punti 1 e 2 costituente parte integrante del Palazzo Aragonese Compagni, sito in Palma Campania, nei termini e dalle condizioni previste dalla presente proposta di deliberazione. Di prendere atto che sulla base delle valutazioni effettuate dall'architetto Antonio Balsamo attraverso la perizia tecnico-estimativa assunta al protocollo numero 14228 del 31/5/2022, di prendere atto che la compravendita del compendio immobiliare di ciò dovrà essere necessariamente sottoposta all'avveramento della seguente condizione: rilascio di idoneo prestito ordinario e o flessibile, ovvero in alternativa di contratto di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a favore del Comune di Palma Campania per l'acquisto dei predetti beni immobili, di approvare l'allegato schema di contratto preliminare di compravendita quale parte integrante della presente delibera allo scopo di disciplinare compiutamente i rapporti obbligatori intercorrenti con le parti sino alla data di stipulazione dell'atto definitivo di compravendita, di autorizzare
i responsabili dei componenti settori del Comune di Palma Campania agli adempimenti connessi e conseguenziali alla presente delibera nel rispetto delle relative competenze, ivi comprese la sottoscrizione del contratto preliminare e la richiesta di rilascio di idoneo prestito ordinario. E/O flessibile alla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. Allora, chi è che interviene in relazione su questa? Perdonatemi, ma era piuttosto lunga la proposta di delibera. Io ho fatto una lettura per sommi capi, ma vi posso assicurare che erano più di 10 pagine. Va bene, con questo passo la parola al sindaco. No, solo per significare quello che ha detto il Presidente, se io mi auguro che ci metteremo un po' meno tempo quando andiamo davanti al notaio rispetto alla tua lettura della proposta. Penso però, proprio di no. Però al di là della battuta, come abbiamo già... È quello allora. Come abbiamo già significato anche in alcuni consigli comunali precedenti, finalmente abbiamo completato tutto l'iter per l'acquisto di una porzione importante del Palazzo Aragonese Compagna. Io credo che questa sia una svolta storica per il territorio, perché è stato per decenni un obiettivo di svariate amministrazioni che si sono succedute. Finalmente facciamo realmente oggi il Consiglio Comunale fa realmente la storia, e credo che chiaramente poi sarà subito dopo la votazione sarà compito di questa amministrazione e degli uffici mettere in campo tutte le determinazioni affinché nel più breve tempo possibile si possa arrivare alla conclusione dell'iter. Iter che logicamente, perché ben sapete, perché conoscete il territorio, chiaramente poi necessita di un finanziamento pubblico per la ristrutturazione del palazzo. Io credo che però già questo sia un grandissimo primo passo, e voglio veramente fare i complimenti a tutto il Consiglio Comunale e agli uffici che hanno lavorato alacremente affinché si potesse raggiungere questo obiettivo. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. Prego la parola al consigliere Rainone. Grazie Presidente. Allora, noi non vediamo un vantaggio per la comunità, stiamo parlando di un acquisto di 1.321.000, si deve fare il mutuo, oggi i tassi per i mutui sono alle stelle, quindi andiamo a superare i 2 milioni d'euro, dove abbiamo già delle strutture, degli immobili, fammi parlare, degli immobili come il Casale Avvico, oppure il Palazzo Comunale, che ha bisogno di interventi, ma non c'è un progetto. Si acquista questi appartamenti per quale progetto? Leggo sulla proposta: poiché l'acquisto del complesso immobiliare è assolutamente necessario per il perseguimento del fine istituzionale. Io credo che in questo paese sia necessario altro. Noi abbiamo un'emergenza igienico-sanitaria, abbiamo più segnalazioni per topi, insetti su via Michele Coppola, su via Biagio Lauro, su via De Gasperi. Ormai Palma Campania, il palmese è diventato uno straniero nel proprio paese, e noi pensiamo ad acquistare per un capriccio degli appartamenti dove non diciamo cosa bisogna fare. Quindi noi votiamo no a questa proposta. Grazie. Passo la parola al sindaco. Vabbè, io ormai non mi sorprendo più, visto che questo acquisto fortemente voluto dall'amministrazione che ci ha preceduto, cioè, e anche ci sono delibere di giunta che portano anche la firma dell'allora vice sindaco Rainone, che allora era d'accordo all'acquisto e oggi invece dice di no, ma ormai non mi meraviglio più. Ma a prescindere da questo, chiaramente
Sulla progettualità, questo dobbiamo anche chiederlo insomma a tutte le amministrazioni che sono succedute, perché non c'è stata un'amministrazione che non abbia ritenuto opportuno acquistare il palazzo. Voglio ricordarvi che sono create le condizioni perché il Comune di Palma Campania rilevasse il palazzo. Poi chiaramente possiamo disquisire, possiamo dibattere sulla opportunità di lasciare questo palazzo al centro del paese, in quello stato, oppure di fare un investimento e provare con fondi pubblici a far sì che quello possa diventare veramente il fulcro della città. Voglio significare ancora una volta che l'acquisto nasce da un'opportunità dataci dai proprietari, che ancor prima di mettere il bene sul mercato hanno considerato di dover interpellare l'ente pubblico. Noi, allora anche tu oggi hai cambiato idea, siamo stati entusiasti e lo stesso Consiglio Comunale che ci ha preceduto all'unanimità ha sempre votato a favore di questa iniziativa dell'acquisto del Palazzo Compagna Aragonese. Su tutti gli altri problemi che dovrebbe essere oggetto di una interrogazione, ma che invece ne vogliamo parlare in questa sede, noi siamo sempre aperti alla discussione qualora la vogliate fare, siamo sempre attenti a quella che è la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ente. Io posso tranquillamente affermare che da quando faccio il sindaco non ho mai visto la manutenzione lavorare in maniera così alacre, e questo lo dobbiamo soprattutto al consigliere Montanino, che coordina, seppur i pochi dipendenti che abbiamo a disposizione, ma stiamo facendo veramente i salti mortali. Poi chiaramente ognuno può decidere di fare il cittadino e andare su Facebook, oppure, e questo non si spiega perché si è fatto eleggere, oppure venire in consiglio comunale e parlare degli argomenti della città per dibatterne e probabilmente per avere qualche informazione più dettagliata. Grazie Presidente. Prego Sindaco. Do la parola al consigliere. Io facevo parte della maggioranza, ma non è che poi ho cambiato idea e non ero d'accordo, e quindi poi non mi sono candidato con te, quindi si può cambiare idea. No, visto che è un tuo capriccio, visto che hai le possibilità, lo potevi tu acquistare e lo donavi, che hai le possibilità, lo donavi ai cittadini palmesi, così restavi nella storia del consesso. Potevi pensarci. Poi sulla manutenzione, forse hai visto un altro comune, qualche comune limitrofe, hai visto, ti mando le foto dei topi, degli insetti. Consigliere, prego. Allora, chi è che vuole intervenire? Il consigliere Nunziata? Consigliere Peluso. Vabbè, sicuramente non è un argomento all'ordine del giorno la questione legata ai ratti, ma alla salute è necessario fare una precisazione. È vero, c'è il problema dei topi sul territorio palmese, ma c'è anche un calendario riconosciuto dall'ASL dove in atto sono da già giugno del 2023 attività di derattizzazione e sanificazione con l'ausilio del comune. Il prossimo intervento sarà disposto per il 13 ottobre. Se volete, io l'ho pubblicato più volte sul sito ufficiale e sulla mia pagina, così sarete a conoscenza delle date fissate per queste attività. Poi è normale che ci vogliono più interventi per riuscire a risolvere il problema. Non ci giriamo dall'altro lato, le segnalazioni arrivano e noi agiamo con tutte le con gli uffici e con la nostra competenza. Grazie. Prego la parola al consigliere capogruppo Nunziato. No, se lo tiri ancora viene fuori. Si è bloccato il microfono. Ok, no, giusto per tornare all'argomento acquisto del Palazzo Compagna, che è quello che ci interessa in questo momento. Io credo che questa sia veramente un'opportunità per questo paese. Ho 53 anni e penso che da quando ero piccolo sentivo parlare dell'acquisto del Palazzo Aragonese da parte del Comune di Palma Campania. Oggi se ne sono ravvisate si è ravvisata l'opportunità di acquistarlo mediante un rapporto ed un contatto con i proprietari. Io credo che sia veramente oggi una svolta storica, una opportunità storica per questo paese, ridare alla proprietà di un palazzo e del palazzo più storico che abbiamo al Consiglio Comunale. Credo che sia un passo
importante e fondamentale per questa amministrazione ma per l'intera comunità. Grazie Presidente. Condivido consigliere Nunziata e passo la parola al consigliere Sorrentino. Sul fatto che ora si siano palesate le opportunità d'acquisto ci siamo, ma ciò che noi non riusciamo a capire né dalla proposta né dalle risposte fuorvianti che avete dato al consigliere Rainone in conferenza dei capogruppo né alle domande poste in questo consiglio, cosa ci andrete a fare in questi appartamenti che stiamo comprando, ricordiamo, con soldi pubblici e con un debito che non si sa per quanti anni ci porteremo avanti. È una domanda a cui vorremmo una risposta, se riuscite a darcela oggi, altrimenti faremo un'interrogazione nel prossimo consiglio in modo tale che rendiamo contento anche il sindaco. Grazie. Do la parola al sindaco. Come abbiamo detto già nella precedente amministrazione, qualcuno probabilmente era disattento a fare altro, noi abbiamo colto questa opportunità anche in virtù dei molteplici progetti che abbiamo sempre e più volte voluto portare avanti. Sapete benissimo, perché l'abbiamo detto più volte, che questa struttura voleva essere destinata a un polo universitario, che abbiamo fatto richiesta per il giudice di pace, che abbiamo avuto delle interlocuzioni con l'attuale nostro comprensivo col liceo per allargare la platea scolastica. Pensiamo che nel tessuto urbano bisogna creare alcuni punti di interesse che possano far diventare la città sempre più attrattiva. Noi crediamo che queste siano le cose che un'amministrazione normale dovrebbe fare quotidianamente o puntare a fare. Poi chiaramente è logicamente disquisibile cambiare idea e pensare che questo non sia più un acquisto dovuto. In relazione al fatto del mutuo, voglio farvi notare, ma siamo aperti a qualsiasi discussione, che purtroppo per l'acquisto non c'è un finanziamento pubblico al quale noi possiamo accedere. Se ci fosse un finanziamento che ci consentisse anche l'acquisto del bene, noi ne saremmo ben volentieri, eviteremmo di andare a fare un mutuo, ma voglio ricordarvi, e questo lo sapete bene, che la capacità di indebitamento del Comune, ma noi ancora la dobbiamo fare, ma che domanda è? Sapete benissimo che la capacità di indebitamento del Comune è buona, sapete benissimo che nel passato è stato già adottata questo non dalla mia ma delle amministrazioni precedenti questo sistema, per cui non vediamo veramente quale sia il motivo per non farlo. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? 5. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? 5. Allora, approvata la proposta di delibera numero 125 con 10 voti favorevoli e 5 contrari. Passiamo al nono punto all'ordine del giorno. Allora, io vi chiedo se posso leggere la proposta di delibera e praticamente l'oggetto, perché penso che ognuno di noi ha avuto la possibilità di vederlo, e lo mettiamo, relazioniamo e poi votiamo. Allora, proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 113 del 18/9/2023. Atto di ricognizione generale, riadozione mediante rinnovo integrale della pianificazione per le parti non ancora attuate alla scadenza di 10 anni.
reitero dei vincoli preordinati agli espropri per le parti non ancora attuate, indennizzo per la reiterazione dei vincoli ai sensi dell'articolo 39 del DPR 327 del 2001, imposizione dei vincoli preordinati all'esproprio per la realizzazione della rotonda da realizzarsi all'incrocio tra l'allargamento di via Novesche e via Taverna 9 e via Ponte di Napoli, aggiornamento dell'importo al metro quadrato per l'acquisto dei lotti, conseguenziale all'aggiornamento delle indennità di esproprio. Quindi mi avete dato la possibilità, passo direttamente la parola al consigliere Carbone per relazionare su tale proposta. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, il documento non lascia, penso, dubbi o incertezze, parliamo di un atto tecnico, pienamente tecnico, con il quale andiamo a reiterare i vincoli per l'espropriazione delle parti non ancora attive della zona della cosiddetta nuova zona industriale, il PIP di Via Novesche. È un atto, ribadisco, è un atto tecnico. Per quanto riguarda altre parti che magari non sono state lette e che potrebbero lasciare dei dubbi, abbiamo il reitero anche del vincolo, non il reitero, il vincolo per quanto riguarda la nuova rotonda che sorgerà tra Via Novesche e Via Ponte di Napoli, rotonda che è un atto che stiamo portando avanti grazie al contributo della città metropolitana, che non solo ha voluto contribuire per l'allargamento di Via Novesche, ma abbiamo ritenuto insieme necessario creare questa nuova opera che comunque aiuterà molto la zona industriale e soprattutto sarà molto ben visibile e sarà molto utile per tutti i nostri cittadini. Per quanto riguarda l'aggiornamento dell'importo del metro quadro, parliamo del... è un aggiornamento dovuto in base al decreto del Presidente della Repubblica, in base alla legge, all'articolo 39 del DPR 327-01, che sancisce che in caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sia dovuto al proprietario un indennizzo commisurato all'entità del danno prodotto. La stessa indennità provvisoria di espropriazione va rivalutata secondo l'indice Istat all'attualità e viene stabilita in 43,43, prima era 37, mentre l'indennità maggiorativa di espropriazione è pari ad euro 4,34. Di conseguenza, di pari passo, aumenterà anche il metro quadro per quanto riguarda l'acquisto dei lotti, che va a 74,52, prima era circa 68. È un atto, come vedete, pienamente tecnico, ma allo stesso tempo è un atto che evidenzia una forte volontà politica da parte di tutta la nostra maggioranza affinché si possa concludere quanto prima l'iter per l'assegnazione dei lotti in Via Novesche, e ci auguriamo e auspichiamo che sia davvero il nuovo volano per tutta l'economia locale, e speriamo di darvi aggiornamenti quanto prima, ma stiamo lavorando incessantemente, quasi quotidianamente, per portare avanti questo impegno. L'abbiamo detto in campagna elettorale, l'abbiamo scritto nel programma e stiamo lavorando per questo, e davvero penso che questa consigliatura possa essere determinante per la nuova zona industriale. Grazie per l'ascolto e buon lavoro. Grazie consigliere Carbone. Allora, se voi tutti mi date l'ok, noi passiamo alla votazione, se non ci sono interventi, della proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 113 del 18/9/2023. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? Astenuti? 5. Quindi con 10 voti favorevoli e 5 astenuti approviamo la proposta. Diamo anche l'immediata eseguibilità, quindi votiamo. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 5 voti astenuti. Quindi approvata la proposta. Passiamo al
Decimo punto all'ordine del giorno. Articolo 17 bis. Legge numero 56 del 2023 di conversione del decreto legislativo 30 marzo 2023 numero 34. Adesione deliberazione di Consiglio Comunale numero 61 del 28 luglio 2023 convalida per avverramento della condizione. Premesso che l'articolo 1,231 della legge numero 197 del 29/12/2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento da parte del debitore delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive di notificazione delle cartelle di pagamento. L'articolo 17 bis della legge 26 maggio 2023 numero 56 di conversione del decreto legislativo 30 marzo 2023 numero 34 ha previsto la facoltà per gli enti territoriali nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre del 97 numero 446 di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo 1,231 della legge 197 del 29/12 del 2022. Tenuto conto che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 61 del 28 luglio 2023 si è aderito alla facoltà prevista dall'articolo 17 bis della legge 26 maggio 2023 numero 56 di conversione del decreto legislativo 30 marzo 2023 numero 34 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,231 della legge numero 197 del 29/12 del 2022 e per l'effetto si è approvato il regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva allegato alla predetta deliberazione dando atto nella parte motiva che non era possibile al momento acquisire il previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, essendo scaduto anche il regime di proroga il termine del precedente organo di revisione contabile dell'ente e che pertanto la proposta di deliberazione veniva approvata al fine di non incorrere nei termini decadenziali previsti dall'articolo 17 bis della legge 26 maggio del 2023 numero 56 di conversione del decreto legislativo numero 34 del 2023 sotto la condizione risolutiva dell'acquisizione del parere favorevole del nominando collegio dei revisori dei conti all'esito del quale si sarebbe provveduta alla convalida del predetto atto. Acquisito pertanto il prescritto parere favorevole da parte del collegio dei revisori dei conti nominato con delibera del consiglio comunale numero 62 del 2023 giusto verbale numero 3 del 13/9 del 2023 allegato al presente atto sub 4A ritenuto necessario provvedere alla convalida della deliberazione di Consiglio Comunale numero 61 del 28 luglio 2023 all'esito dell'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti numero 3 del 13/9/2023, pertanto per l'effetto dell'avveramento della condizione risolutiva apposta al predetto atto deliberativo. Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49,1 decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione delibera per le motivazioni tutte espresse in narrativa di convalidare la deliberazione di Consiglio Comunale numero 61 del 28/7/2023 all'esito dell'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti verbale numero 3 del 13/9/2023 allegato sub A dando atto dell'avveramento della condizione risolutiva apposta al predetto atto deliberativo. Relazione posso, al consigliere Presidente? Peluso. Vabbè, la proposta di delibera è molto chiara. Come sapete il 28 di luglio abbiamo adottato il
il regolamento per la definizione agevolata, allora non abbiamo potuto acquisire il parere del Collegio dei Revisori perché è scaduto anche la prorogatio dell'organo stesso, ma nella proposta fu messa come condizione risolutiva l'acquisizione del parere e è stato istituito il nuovo organo dei revisori, è arrivato questo parere, oggi ne prendiamo atto e convalidiamo quella proposta di delibera. Non ci sono interventi, passiamo direttamente alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Quindi? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Quindi all'unanimità approviamo la proposta numero 114 del 26/9/2023. Passiamo al 12° punto all'ordine del giorno. Passo all'11° punto all'ordine del giorno. Allora, dottoressa, io devo ripetere un attimo perché in effetti noi abbiamo approvato la proposta numero 118 del 29/9 del 2023. Voglio ripeterlo. Passiamo all'11° punto all'ordine del giorno. Approvazione convenzione per istanza di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR numero 380 del 2001, articolo 4 della legge regionale Campania numero 19 del 2009, per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e di una rotatoria all'incrocio di via Nola, via Isernia e via San Nicola. Premesso che con delibera giunta comunale numero 30 del 26 febbraio 2021 è stata prevista la realizzazione di una rotatoria all'incrocio di via Nuova Nola, via Isernia e via San Nicola, secondo il progetto in ultimo approvato con delibera giunta comunale numero 114 del 15/6 del 2022, avente ad oggetto intervento di rigenerazione urbana, realizzazione di una rotatoria all'incrocio di via Nuova Nola, via Isernia, via San Nicola, approvazione, studio di fattibilità tecnica economica. Dato atto che è stata presentata istanza di rilascio di permesso di costruire convenzionato ex articolo 10 e 28 bis del DPR 380 del 2001, protocollo numero 6920 del 19 marzo 2021 e successiva integrazione protocollo numero 24498 del 26/9/2023 a firma del signor Sorrentino Beniamino. Con tale istanza si intende procedere alla realizzazione sul fondo censito in catasto fabbricati al foglio 3 particelle 80 1622 e 2400 di un fabbricato per civile abitazione e della rotatoria tra via Nuova Nola, via Isernia e via San Nicola, concessione di una porzione dell'area di proprietà privata necessaria alla realizzazione dell'opera, così come da progetto approvato con delibera giunta comunale numero 114 del 15 giugno 2022. L'area censita di metri 3063 ricade in zona B del vigente piano regolatore generale e in zona rossa R2 area a rischio di crollo delle coperture degli edifici per l'accumulo di depositi piroclastici. Preso atto che con delibera Consiglio Comunale numero 22 del 30/3/2023 è stato approvato lo schema di convenzione ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR numero 380/2001 per la realizzazione della rotatoria tra via Nuova Nola, via Isernia e via San Nicola, ove erroneamente si faceva riferimento al progetto approvato con delibera giunta comunale numero 30
del 26/2/2021 e non al più recente progetto approvato con delibera giunta comunale numero 114 del 15 giugno 2022, che prevede per la realizzazione dell'opera una spesa complessiva di euro 307.156,34, di cui 151.602,04 IVA esclusa quale importo dei lavori, 25.000 quale importo occorrente per l'acquisizione dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera, come risultante dal quadro economico di progetto approvato con la citata delibera giunta comunale numero 114 del 2022. Considerato che la predetta richiesta prevede, a fronte della realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico e dalla cessione delle aree necessarie, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione da versare all'ente comunale, quantificati nella somma di euro 164.379,53, determinati in ottemperanza alla delibera Consiglio Comunale numero 41 del 21 giugno del 2019. Che l'ammontare del contributo di costruzione è stato determinato in 112.919,95 e dovrà essere versato con le modalità previste in base alle normative specifiche e alle disposizioni comunali in sede di rilascio del permesso di costruire convenzionato. Ritenuto di dover quindi dar corso all'approvazione dello schema di convenzione e al rilascio del permesso di costruire convenzionato, istanza protocollo numero 6920 del 19 marzo 2021 e successiva integrazione protocollo numero 24498 del 26/9 del 2023, propone di deliberare l'approvazione del permesso di costruire convenzionato ex articolo 28 bis per l'intervento avente ad oggetto realizzazione di un fabbricato per civile abitazione di una rotatoria all'incrocio di via Nuova Nola, via Isernia e via San Nicola. L'approvazione ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 380 del 2000, la convenzione proposta dal signor Sorrentino Beniamino e gli elaborati presentati a corredo dell'istanza di permesso a costruire convenzionato protocollo numero 6920 del 19 marzo 2021 e integrazione protocollo 24498 del 26 settembre 2023, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di acconsentire allo scomputo degli oneri di urbanizzazione da versare all'ente comunale quantificati nella somma di euro 164.379,53 determinati in ottemperanza della delibera Consiglio Comunale numero 41 del 21 giugno 2019 a fronte della realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico e alla cessione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere consistenti nella rotatoria di cui al progetto approvato con delibera giunta comunale numero 114 del 15 giugno del 2022. Di stabilire che l'ammontare del contributo di costruzione afferente all'attività edilizia prevista nella richiesta di permesso a costruire convenzionato è stato determinato in euro 112.919,95 e per quanto attiene le modalità di versamento dovrà avvenire in sede di rilascio del permesso di costruire sulla base delle normative e delle disposizioni comunali vigenti. Di precisare che tutti gli oneri derivanti dall'approvazione del presente atto, comprese le spese di frazionamento e quelli notarili per la stipula della convenzione, l'atto di cessione dell'area e quant'altro occorrente sono a carico del richiedente. Di dare mandato al responsabile del quinto settore sviluppo economico del territorio, del territorio sottoscrive in forma di atto pubblico la convenzione di attuazione autorizzando eventuali modifiche non sostanziali al testo dell'allegato schema di convenzione. Allora, prego, passo la parola al consigliere capogruppo Albano per relazionare su tale proposta. In realtà, prima di relazionare, perché penso che si è capito ben dettagliato nella lettura, credo che questo intervento abbia bisogno di un voto unanime, perché siamo veramente ad un intervento di rigenerazione urbana che forse tutti i palmesi hanno sempre sognato. Cioè, ci troviamo come punto geografico alla porta, nella porta di Palma Campania,
per accesso ai paesi limitrofi, e credo che davanti a una visione politica che abbia questa opportunità e questa lungimiranza, dare la possibilità attraverso questo permesso per costruire, così come avevamo già raccontato prima, il DPCC, in effetti con lo scomputo degli oneri e quindi la cessione anche di quel fabbricato che giace proprio in mezzo a questo, diciamo, crocevia, questo quadrivio, in realtà ci dà veramente la possibilità di realizzare, al di sopra proprio delle appartenenze politiche, uno sviluppo per Palma Campania importantissimo. E quindi dico finalmente, meno male, e quindi Presidente, penso che si possa passare ai voti. Allora, se non ci sono interventi, vi è un intervento del consigliere capogruppo Carbone. Allora, come gruppi consigliari Liberi e Forti e Palma di Tutti, noi voteremo a favore di questa proposta perché era presente anche nel nostro programma elettorale e finalmente è un'opera che innanzitutto adeguata e che serve alla mobilità del paese. Grazie Presidente. Prego. Passiamo alla votazione? Ok. Allora, voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo anche all'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Quindi all'unanimità approviamo la delibera numero 114 del 26/9/2023. Passiamo al dodicesimo punto all'ordine del giorno e praticamente noi abbiamo adesso tre riconoscimento debiti fuori bilancio. Se voi approvate, leggo soltanto l'oggetto e andiamo alla votazione. Quindi, proposta di delibera numero 106 del 14/9/2023, riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000 a seguito di sentenza numero 2266 del 2023, giudice di pace di Nola. Andiamo direttamente alla votazione, abbiamo detto, voti favorevoli, 10 voti favorevoli, voti contrari, nessuno, astenuti, 5. Votiamo sempre l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, 10, contrari, nessuno, astenuti, 5 voti astenuti. Approvata la delibera. Passiamo al tredicesimo punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000 a seguito di sentenza numero 2643 del 2023, giudice di pace di Nola. Votiamo quindi proposta di delibera numero 107 del 14/9/2023, voti favorevoli, 10, contrari, nessuno, astenuti, 5. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, 10, contrari, nessuno, astenuti, 5. Approvata la delibera numero 107. Passiamo al quattordicesimo punto all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 108 del 14/9/2023, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000 a seguito di sentenza numero 1091 del 2023, giudice di pace di Nola. Anche questo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli, 10 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti 5.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli, 10 voti favorevoli, voti contrari nessuno, astenuti 5. Approvata anche l'ultima delibera all'ordine del giorno, la numero 108 del 14/9 del 2023. Grazie, la seduta è tolta e ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale. Buon lavoro.